Raccontare l'Italia che cambia, di come un paese sostanzialmente contadino abbia saputo mutare in pochi anni costumi, tradizioni, mentalità e come sia avvenuto un esodo biblico di milioni di persone dal sud al nord industriale, è un'impresa che hanno affrontato non solo scrittori come Guido Piovene, ma anche la televisione e il cinema. Nel 60, a 6 anni dalla prima trasmissione messa in onda dalla Rai, si tocca il record di 2 milioni di abbonati alla televisione, ma si calcola che in certe serate siano almeno 15 milioni gli italiani che guardano il piccolo schermo. I film prodotti a cavallo degli anni 50 e 60 sono invece riusciti a raccontare, in una misura del tutto inedita rispetto al passato, le dinamiche e le trasformazioni radicali che hanno investito l'Italia nel passaggio da un decennio all'altro. Ci hai creduto, eh? Lo stile di vita della popolazione e la velocità dei cambiamenti sono diventati oggetto di una profonda ricerca artistica da parte di registi e sceneggiatori che ha prodotto opere come La dolce vita, Il sorpasso, Una vita difficile, Rocco e i suoi fratelli e tanti altri capolavori.